Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Questo sul server 2 con l'ultima parte, si spera, del nostro incredibile colpo da $115,000 e ne abbiamo già spesi 420,000 per farlo. Ma scusa, missione colpo, quota, stato, non si sa. Avviare il colpo conclusivo, dai. Eh? Dai, allora quindi 115.000 ciascuno o 115.000? Penso che siano da dividere tipo il 60 a te, il 40 a me, una cosa del genere, perché tu sei il capo. Tu dici? Penso di sì. Allora, intanto acquista tutte le munizioni. Con tutti i soldi che abbiamo speso per le munizioni. Prendo il fucile da tiratore che l'ultima volta ci ha salvato lievissimamente il culo. Gioca! E via, si parte. Debole, gallina e goffo. Dai, oh, mette la prima. Mette la prima. A payday si fa subito a fare il colpo. Qua c'ho 6 ore solo per capire come fa. Ragazzi, se avessimo davvero dovuto rapinare qualcosa avremmo già finito. Oh, che belle maschere che abbiamo. Ok, io faccio lo zombie. Però penso che mi vestirò di rosso. Sono più riconoscibile così. Guarda che figo, bello lo zombie. Beh, mi metto la mummia. Veicolo personale che prendiamo? Trot, Buffalo, Akachu, Jester, Gara, la Turismo, che almeno corre di più. Fai quello che ti pare, sei tu il guidatore. Abbiamo rubato un'auto apposta per fare il colpo. Allora credo che ci tocchi la, prendere la, quella. La Bati 801, che non so che sia quella. Metti pronto a giocare, va. Trapanatore. Cos'è successo? Io ho visto una cosa. Madonna, che cosa ho visto? Ma al solito io... Perché sei truccato da donna? Anche da cerbiatto. Perché sei truccato da donna? Perché ti sei messo pure tu l'auricolare adesso? Poi sono io quello... la Bati alla moto. Dobbiamo fare il colpo con la moto. Io la chiamo la stronza. Dai, vieni qua. Dai. Vieni qua, ma che fai da solo? Vieni dai, qua. Dai, let's go, let's go. Buona, guidatela tu da solo la moto. Così dobbiamo scappare dagli sbirri. Ma non dobbiamo andare a recuperare la macchina blindata. Tu vedi, se uno che deve andare a fare un colpo si divide proprio nel momento in cui deve... Oh, ma la tua moto non può andare più veloce della mia, ascolta. Come no, e posso pure azzeccare la strada meglio di te. No. Io ho preso una scorciata. Madonna, che mazzata ho preso. Poi ah, guarda, la scorciatoia di Redez. Fate attenzione, quando Redez dice una scorciatoia, una scorciatroia, vuol dire che arriva un'ora più tardi e con il veicolo senza una ruota, minimo. Ti stupirebbe scoprire quanto sto guidando bene in questo frangente, perché ma ci tengo... Ma i nostri amici non vogliono che tu guidi bene. Vorrebbero vedere un colpo, vorrebbero vedere dopo mesi, non lo so quanto quando uscirà questo gameplay, vorrebbero vedere un colpo portato a segno da noi. Ma che figlio di puttana! Ma che figlio di puttana! Dana! Ma ha tagliato la strada di brutto. Io no, adesso io non vorrei mettere fretta a nessuno, eh. Vorrei provare questo fucile perché sono un po' incerto sulla... No! No! Madonna! Fermo! Fermati, madonna! Quanto sei ignorante, madonna. Ci hai messo 20 minuti ad arrivare qua. No, è che stavo facendo... Dai, prendiamo la macchina. Sta qua sotto la macchina. La macchina. Vai, cioè, guidatore. Mica una bevanda, per favore. No, non ho niente. Spostati, che sono io il guidatore. Almeno siamo sicuri che arriviamo. Sì, rotti. Vai. Beh... Giochiamocela bene, mi raccomando. Non cominciamo a fare fuoco dalla macchina come al solito che... Fermati, cane! Fermati! Ma poi me la danno questa macchina, a me la voglio. Che cos'è questa roba? Aspetta, devo devo fare un giochino. No. Ah, tu devi fare il giochino, sì. Ma che è sta merda? È una stronzata, però serve, devi farle tutti bene. A che serve? Serve a qualcosa, non ti chiedere a che cosa. L'ho fatto pure io quando tu guidavi. È per non farmi annoiare mentre tu guidi, credo. Bam! Tanto lo metto sotto gente randomica, non ti preoccupare. Beh, sta andando fortissimo. Porca miseria, è veramente difficile questo. Io intanto mi diverto con poco, tu non lo so che ti diverti con poco. Io intanto sto lavorando duramente al nostro colpo. Tu sei il trapanatore, Probabilmente è quello che fa il trapanatore. Trapa. Non credo di star trapanando qualcosa, se devo essere onesto. Sembra più che io mi stia rompendo i coglioni a giocare a un giochino da cellulare. Oh oh.
Oh oh, madonna ragazzi, che cosa ho fatto? Sembra che stia già facendo il colpo, invece sta solo guidando fino a destinazione, cazzo! No, oh, non ti fa sgamà! Mo' abbiamo perso, no? No, tranquillo. Ho ancora un tentativo. Credo. Oh, storia. Oh, ma sto pezzo di merda! Così impara. Si è messo proprio in mezzo alla strada, come per non farmi passare. Ma questa macchina è gigapotente, tipo. È troppa potenza nelle tue mani, perché... No, è potente perché tu batti contro una macchina e quella se ne va proprio dall'altra parte del mondo. Siamo arrivati alla fica. Però devo aspettare che il hacking venga completato. Stai ancora là, sei proprio un... non lo so. Ho finito, sistema violato. No, ce l'hai fatto. Bravo. Vedi che è tutto rosso e blu. L'orso giallo e blu, i colori Power Ranger. Te la sei persa fortunatamente questa brutta cosa. Trapanatore... Aspetta che... Ok, trigger di door. Tu sei il trapanatore. Ho capito, ma se non mi fa uscire dall'auto, come cazzo trapano? Tu devi aprire... apri il cellulare, in su, la levetta in su. E WLSI. Attivare, sì. Che brutto. Ma che è? Grande! Mettiamoci le maschere. Come si mettono le maschere? Come cazzo si mettono? Con la levetta sinistra. Tasto direzionale sinistro. Tasto direzionale sinistro. Porco di un cazzo, ecco qua. Bene. Su, signore, tutti giù, tutti, tutti giù. Giù. Neutralizza la telecamera di sicurezza. Ok. Credo di averle neutralizzate. Che ce ne sta un'altra? C'è un'altra lì. Ok, sono nel capo. Gli ostaggi attiveranno l'allarme se lo tieni sotto. Ah, ok, io tengo sotto la controllo della situazione. Puoi urlare contro loro con l'arma. Dove devo trapanare esattamente? Qui? Non uccido nessuno, non ti preoccupare. Non lo so dove devi trapanare la prima volta. Sto trapanando, tranquillo. Basta, sei giù. Sei giù. Io non lo so qui. Dov'è l'altro? Ok, ci sei? No, no, si è surriscaldato. Dai, dai, dai. Ehi, come si può urlare contro? Porca di una puttana. Dai. Oh, merda. Ho fatto un problema. No! Hanno suonato l'allarme. Mi è scappata una bomba. Cioè, non è che l'ho fatta apposta. Io ho premuto la stessa freccetta. Ho premuto la stessa freccetta che mi sono messo la ma uguale. Solo che ha lanciato una bomba in nonchalance verso gli ostaggi. Ragazzi, io non... Aspetta, possiamo riprovare? No. No, vogliamo riprovare. Come si... Riavvio RT. Dove sta RT? RT. Io voglio sperare che ci faccia ritrovare davanti alla flica. Ti vado, può essere lì? Sì, penso di sì. Tienimeli... E li tengo io, tu vai diretto di là, che ci penso io alle camere. Ok, tre camere erano, giusto? Non lo so, ne ho rotta una io. Allora. Occupati tu di quella stanza, perché io qua devo... Intimidazione, sta manetta. Ah, ok, c'è lì in basso l'intimidazione. Però non so come si urla. Puoi urlare, perché l'ultima volta che ho provato a urlare è partita una bomba. Ok, questa è andata veramente bene stavolta. E sto... Stai andando bene? Sì. Però è difficile bucare. Signora, mi faccia vedere la faccia. Mi faccia vedere. Ok. Dai. Signora. Signora, si spogli così per intrattenerci un attimino, dai. Si spogli, signora. Signora, dai. Qui stiamo andando piuttosto bene, mi manca un ultimo pezzettino da bucare. Io gli sto facendo caca sotto. Poi siamo dentro. Poi ok. Dormi.
Aperta la cassetta 167. Dentro c'è un paio di coglioni, credo. Un paio di coglioni? No, no, c'è una roba. C'è una roba. Dobbiamo tipo andare. Dobbiamo sì, scapparcene. Saliamo sulla Kuruma. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh merda, già arrivato gli sbirri. Via. Oh! Via. Ci sei? Sì. Bene. Abbiamo 3 stelline, neanche troppe, dai. Dobbiamo riuscire a toglierceli dalle calcagna, però. Forse è meglio che non faccia fuoco su di loro. Fermati, fermati, non ti preoccuparci. Pensa io che sono il guidatore. Fiscio. Oh oh, Houston, abbiamo un problema. Bella! Oh. Si chiama Eddie Toe, è un professionista, dobbiamo andare da lui. Dovrebbe riparare l'auto, cioè rendere... Occhio che c'è un posto di blocco un po' grosso. Ammazza! Chi è il professionista qui? Chi è? Non lo so, non ne vedo nessuno. Ce n'è un altro, guarda, guarda, guarda dove ti passo in mezzo adesso. Bravo, preciso proprio. Ho seccato un poliziotto però. Dovresti essere proud of me. Perché guida, non... Guida sotto il cargo Bob. Dov'è il cargo Bob? Ah, sotto il cargo Bob, eccolo là, l'aereo. Occhio che c'è un elicottero con un magnete sotto che no, credo che quello sia il cargo Bob. Vai, vai, vai al cargo Bob. Dai. Oh là là. Non capisco. Ok. Wow. Siamo stati molto bravi. È stata una missione veramente eccezionale. 57.000 soldi facili. Facili, un paio di coglioni. È un mese che stiamo giocando questa missione. Sono abbastanza semplici comunque. Ah, sarà contento di noi. Va bene ragazzi, senza ascoltare le chiacchiere di questo imbecille, grazie di averci seguito. Noi ci vediamo alla prossima rapina, che speriamo sarà un po' più rapida. Ma forse non è finita, è troppo semplice. No, è finita, oh.